Buongiorno a tutti, Commissione Controllo Garanzie e Trasparenza del 6 settembre 2024. Procedo con l'appello. Sordini Simone. Buongiorno a tutti, presente? Bartolelli Giorgio. Presente. Bellassai Fulvio. Buongiorno, presente. Cerisola Marco. Buongiorno, presente con attestazione, grazie. Marrocchini Giulia. Presente, buongiorno. Vaccari Paola. Vecchia Presente, buongiorno, anche per me con attestazione, grazie. Francesca Romana. Presente. Perfetto, sette presenti. Di nuovo buongiorno a tutti, verificato numero legale, dichiariamo ufficialmente aperta la seduta. Allora, abbiamo il verbale del giorno che vado a riprendere, scusate perché sono dal cellulare oggi. Allora. Allora, come primo punto all'ordine dei lavori abbiamo il verbale del 2 agosto 2024. Vado a leggere, allora, verbale numero 20 del 2024, l'anno 2024, giorno 2 del mese di agosto 2009, è stata convocata in modalità mista online su piattaforma Teams in presenza della persona Fabio Grossi, la sua attestata commissione. E discutere i seguenti ordini del giorno. Approvazione verbale del 19-7-2024. Esame dei libri del team di giunta. Esame posta, valore eventuale. La seduta apre alle ore 9:10. Sono presenti il presidente Sordini, i consiglieri Bartolelli, Pedoni, in sostituzione dei Vaccari, Bellassai, Cirisona, Marocchini, Francesca Romana Vecchio. La segretaria verbalizzante Valentina Sabelli. Adempimenti, ripeto, numero legale alle ore 9:10. Il Presidente dichiara ufficialmente aperta la seduta di regolarmente convocata alle ore 9 e apre il primo punto l'ODG approvazione verbale 19-7-2024. Disponendo quanto segue. Verbale 19-2024 e 19-7-2024 letto ed approvato con alcune modifiche e integrazioni richieste dai consiglieri Cirisola e Bellassai rispetto ai loro interventi. Nell'ambito di tale punto il consigliere Cirisola ricorda quanto già accennato nella seduta precedente, ovvero l'importanza di esaminare l'ordinanza numero 1-2024, che aveva preceduto l'ordinanza numero 2, CN94-399, del 1 luglio 2024. Proclamazione Assessore Gagliardi. In considerazione del fatto che la Commissione dovrebbe essere informata anche sull'elaborazione e pubblicazione in questa tipologia d'atto. Il consigliere e presidente del Consiglio Bedoni presenta la seduta in sostituzione della consigliera Vaccari, risponde che si occuperà della questione. Contestualmente comunica al presidente e al vicepresidente Vigliaro in Commissione, non presenti al Consiglio del 1 agosto 2024, che nel corso dello stesso è stata la lettura della relazione semestrale della Commissione di Trasparenza da parte del Vicepresidente Bartolè. Il Presidente Sordini passa al secondo punto all'ordine del giorno, esame dei libri di attività in di giunta per l'analisi dei tre atti approvati dalla Giunta Municipale nella seduta del 29 luglio. Il Presidente procede alla lettura del primo documento in esame, delibera giunta numero 19, protocollo CN10-7763. Allora, mi sposto un attimo. Ecco qui. Allora.
Il documento, allora il presente procede alla lettura del primo documento all'esame, delibera giunta 19 CN 10 77 63 del 30 luglio 2024, ad oggetto approvazione del schema del protocollo d'intesa tra il municipio Roma Nove Eur e la Confartigianato. Pur essendo abbastanza chiaro l'obiettivo del protocollo citato, il Consiglio di Bellassai fa notare che, come altri accordi stilati in questa consigliatura, non è stata inoltrata una relazione sul loro esito, motivo per cui esiste una concreta difficoltà nel valutare la loro efficacia ed utilità. I risultati raggiunti andrebbero infatti comunicati per poter poi essere monitorati nel loro seguito. In linea con quanto asserito dal vicepresidente Vigari, il consigliere Cesaro sottolinea il fatto che i protocolli stilati in questa consigliatura sono stati diversi, ma se non vengono eseguiti nel loro espletarsi rischiano di rimanere dichiarazioni di intenti. Per quanto concerne l'esame del documento, l'allegato che ripete sostanzialmente quanto già presente nel testo della delibera, risulta comunque fondamentale l'inserimento della specifica relativa alla durata di validità del protocollo all'articolo 7. Il presidente Soddini rileva la rilevanza di questa specifica in quanto chiarisce l'importanza di quella non esclusività, più volte richiamata nel corso delle analisi della Commissione su altri atti prodotti dalla Giunta. Quanto concerne il lavoro della Commissione, a meta dei numerosi protocolli d'intesa, evidenza che sarebbe utile seguire una linea comune volta ad osservarne l'iter, seguendo un ordine cronologico. La delibera numero 19, CN 10 7 7 6 3, del 30 luglio 2024, nelle poste agli atti della Commissione. Presidente Soddini, dalla lettura della delibera giunta numero 20, CN 10 7 8 0 3, del 30 luglio 2024, ad oggetto rinnovo di approvazione allo schema di governo d'intesa tra Roma Capitale, la Fondazione Santa Lucia e l'Istituto Tecnologico Biomedico. Secondo lo stesso ragionamento fatto sul documento precedente, il Consiglio Bellassai evidenzia che con quest'atto viene effettuato un rinnovo con una fondazione sulla cui serietà non c'è nulla da eccepire. Ma il problema è che sarebbe utile ricevere, allegato all'atto, una relazione in cui si dia contezza degli obiettivi che sono stati raggiunti nell'ambito di tale collaborazione, soprattutto per capire se il municipio ha fatto la sua parte. Concordando con quanto evidenziato dal vicepresidente Vigari, il consigliere Cesaro ricorda il protocollo stilato nella precedente consigliatura con l'ospedale San Raffaele, in cui la platea dei beneficiari era ben più ampia rispetto a quella coinvolta con questo documento. Aspetto che merita una riflessione su obiettivi di efficacia. La direttiva numero 20, CN 10 7 8 0 3, del 30 luglio 2004, quindi posta in evidenza, lo intento di ascoltare il presidente per poter comprendere con più chiarezza gli esiti del protocollo. Presidente Soddini, procede con la lettura della direttiva numero 26, CN 10 7 3 0 2, del 20 luglio 2024, ad oggetto il sentiero del pellegrino dopo oggetto del percorso pedonale ciclonale, attivazione tavolo tecnico. Consiglio Cesaro evidenzia che in merito a tale progetto, che parte da lontano, ci si aspetta un effettivo raggiungimento degli obiettivi per portarlo a compimento. Il presidente Soddini propone di predisporre una nota da indirizzare alla Giunta con copia ai direttori apicali del municipio e la commissione competente per avere un riscontro sulle risultanze di quest'atto. La direttiva numero 26, protocollo CN 10 7 3 0 2, del 29/7/2024, nel posto in evidenza. Alle 10:20 viene effettuata una breve pausa, la seduta riprende alle 10:42. Non avendo posta da esaminare, il presidente passa alla disamina del punto valido eventuali, nel corso del quale, richiamando l'articolo 31,4 del regolamento municipale, viene ripresa la questione della verifica con le Q di riferimento dell'effettiva attuazione degli indirizzi e degli atti approvati in consiglio. A tal proposito chiede al consigliere Bedoni quale fosse la scadenza data per la trattazione dell'argomento relativa alla relazione. Ricordando che la scadenza era stata inizialmente fissata a luglio, il presidente del Consiglio Bedoni si impegna a sentire la responsabile dell'ufficio Q in modo che per le prime settimane di settembre possa essere chiuso il cerchio in merito alla seduta suddetta analisi. Alle 10:45 esce definitivamente dal collegamento del Consiglio Bedoni, presenti esauriti tutti i punti del giorno, il presidente dichiara chiusa la seduta alle 10:46.
Allora, se ci sono come sempre delle integrazioni da fare, su questo posso dire che ho sentito la dottoressa Ricciardi che sicuramente è pronta per la prossima settimana, comunque lo concorderemo a breve anche con il Presidente del Consiglio Bedoni e faremo sapere alla Commissione. Per quanto riguarda integrazioni non ne ho personalmente, quindi se i consiglieri hanno delle integrazioni da fare, come per me sempre va bene. Posso chiederlo. Ok, quindi credo che vada bene per tutti perché non ci sono mani alzate di altri colleghi. Allora, quindi Valentina Verbale numero 20/2024, letto ed approvato. Ok. Quindi passiamo al punto 2, esame dei libri di attività e memoria di giunta. Vediamo se riesco anche questo dal cellulare. Presidente, forse posso leggere io. Sono riuscito a aprire la deliberazione. Ok, magari. Grazie, grazie. Allora vado. Sì, sì. Allora, deliberazione numero 21/2024, oggetto approvazione dello schema di protocollo d'intesa tra Municipio Nove Euro e la Fondazione Sanca delle Visite. Questo è il mio cane, scusate. Piantala! Ah. Premesso che la Costituzione, eccetera, eccetera, lo Statuto di Roma Capitale, questo lo salterei, insomma, sono le solite premesse. Sì, sì, sì. Andiamo al considerato. Ehi, che il municipio Roma 9 Euro e la Fondazione Banca delle Visite Onlus hanno un interesse comune nel concedere forme integrate di collaborazione nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica e gestionale. Le parti hanno inteso regolare il detto rapporto di collaborazione con la sottoscrizione del rinnovo dell'allegato protocollo d'intesa. Visti lo Statuto di Roma Capitale, il regolamento, il decreto legislativo, eccetera, eccetera, atteso che in data 27 agosto 2024 il direttore della direzione socio-educativa del Municipio 9 Euro ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta. Ai sensi per gli effetti dell'articolo 49 del TUEL si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, in relazione alla quale, trattandosi di atto privo di rilevanza contabile, non si rende necessario acquisire il parere di regolarità contabile del responsabile di ragioneria, firmato ai Raghi, che in data 27 agosto 2024 il direttore del municipio 9 euro altresì attestato ai sensi dell'articolo 31,2 lettera D del regolamento degli uffici e servizi di Roma Capitale la coerenza della proposta di deliberazione indicata in oggetto con i documenti di programmazione firmato Fabio Airaghi, la giunta del municipio Roma 9 euro per i motivi sovraesposti delibera di approvare l'allegato schema di protocollo d'intesa tra il municipio Roma 9 euro e la fondazione Banca delle Visite Onlus per il rinnovo del circuito solidale in qualità di municipio amico in favore dei cittadini residenti del municipio e i domiciliati e beneficiati e beneficiari dei servizi municipali che versano in stato di bisogno. Si dà mandato alla Presidente del Municipio Roma 9 euro di procedere di concerto con la Fondazione Banca delle Visite Onlus alla sottoscrizione suddetto protocollo intesa, la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere per rendere prontamente disponibile il servizio, dichiara l'unanimità immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. La Presidente invita la Giunta a norma di legge alla valutazione della suddetta proposta di deliberazione che risulta approvata all'unanimità e assume il numero 21 dell'anno 2024. Finito. Quindi questo è il rinnovo del protocollo d'intesa con la Fondazione Banca delle Visite. Sì. Allora, stavo togliendo il microfono. Se ci sono interventi, vedo che c'è il consigliere Cirisola. Prego, consigliere Cirisola, a facoltà. Sì, grazie Presidente. Allora, forse sarebbe stato meglio che io non avessi alzato subito la mano per consentire al Vicepresidente Vicario di illustrarlo. Io in realtà non volevo entrare nel merito
dell'atto che comunque insomma è condivisibile. Volevo solo fare due piccolissime veloci riflessioni. La prima è che insomma siamo d'accordo sull'utilità, sulla necessità insomma di fornire questi servizi, sulla necessità di farsi aiutare anche in condizioni di difficoltà da altri, da privati, eccetera, eccetera. Poi anche sul fatto, a maggior ragione, quando ciò non comporta costi per l'amministrazione, così come è scritto nel protocollo. Qual è la questione? La questione è che innanzitutto la delibera nel suo testo, quindi non mi riferisco al testo del protocollo, ma proprio al testo della delibera. Il primo premesso dice che, cita l'articolo 32 della Costituzione, dice: la Repubblica tutela la salute e garantisce cure gratuite agli indigenti. Quindi in realtà sarebbe sempre meglio che fosse lo Stato, fosse il servizio pubblico a fornire questi servizi. Insomma, è vero che anche i privati fanno parte dello Stato, per carità, insomma, ci mancherebbe, insomma, la parte degli articoli da 40 in poi, insomma, sono molto espliciti su questo, però l'ideale sarebbe insomma che la funzione pubblica fosse prevalente come soggetto, insomma, che eroga questi servizi. Però insomma prendiamo atto, insomma, ringraziamo che c'è una fondazione che Onlus che si occupa di questa cosa. La seconda cosa è che su questo tema venne presentata il 13 febbraio dell'anno scorso dal consigliere Belassai una proposta di risoluzione dal consigliere Belassai e dal consigliere Muropes, inviata come al solito a protocollo e quindi poi ha seguito il suo iter, e sto parlando del protocollo dell'anno scorso 19294. Poi questo atto è stato riprotocollato quando l'abbiamo portato in consiglio con numero sempre dell'anno scorso 24958 23 febbraio, quindi 10 giorni dopo. E ora quindi questo atto qua va benissimo anche sotto un aspetto che io continuo a sottolineare, cioè che la giunta deve eseguire l'indirizzo politico del consiglio, e questo qua è esattamente andato in questo modo, questo iter corretto. Ma perché non citarlo, perché non scriverlo nelle premesse della delibera che c'è stato un atto a monte di questo, c'è stato un atto di consiglio? Perché non dirlo? Ora, il testo della delibera giustamente dice nel dispositivo: delibera di approvare per il rinnovo, cioè viene detto che questo servizio già c'era, viene rinnovato. Ma se viene detto questo, non vedo perché non dire anche che a fronte c'è un indirizzo politico del consiglio. Ripeto, è una scortesia istituzionale, ma anche una mancanza di rispetto verso i consiglieri, che sono poi, peraltro, prevalentemente, non tutti, ma prevalentemente, sono della stessa maggioranza che esprime la giunta. Quindi non vedo proprio perché ci si debba ostinare. Io ho visto poche volte, l'ho già sottolineato in tante occasioni, ho visto poche volte che la giunta citasse l'indirizzo politico del consiglio che sta a monte. Ora, ripeto, come iter va benissimo, però insomma non mi pare una bella cosa, ecco, cioè non chiedo che venga scritto, che venga tenuta in evidenza, non chiedo che venga scritto, per carità, cioè non stiamo a far perdere tempo agli uffici a mandare altre richieste alla giunta. Però insomma io dirò ancora una volta in seduta di consiglio, quando la giunta dovrà relazionare, perché è veramente è una cosa che non è accettabile, insomma, non è per niente bella, insomma, anche sotto un profilo umano, insomma. Poi ripeto, non, da un punto di vista giuridico non mi pare che insomma si possa continuare a insistere in questo con queste dimenticanze, insomma. Grazie Presidente. Grazie a lei, consigliere Cesola.
So se anche, ecco, vedo la vedo adesso, mano alzata, le vicepresidente Bellassai. Prego Fulvio, facoltà. Sì, grazie Presidente. Allora, intanto ringrazio il Consiglio di Giola per aver fatto notare questa, effettivamente questa anomalia, cioè l'atto, gli atti precedenti che hanno portato poi all'approvazione del Consiglio effettivamente andavano citati. E questo è uno degli aspetti. L'altro aspetto, insomma, voi ricorderete, me l'ha detto anche il Consiglio di Giola, che questa fu un'iniziativa del mio gruppo e mia in particolare. Ma ciò non toglie che per me valga un principio che peraltro abbiamo visto, abbiamo riscontrato nel verbale di oggi, che è quello che i protocolli che vengono, dei protocolli che vengono rinnovati, andrebbe in qualche modo riportata una relazione, dal mio punto di vista, vale per tutti, quindi vale anche per un protocollo che ho proposto io, che delineasse l'efficacia di questo protocollo. Peraltro a me era capitato di parlarne anche con l'assessora Laurelli specificamente di questo protocollo e mi pare fosse anche scritto che dopo un anno sarebbe stata verificata l'efficacia del protocollo. Quindi io sono ben contento che il protocollo con Banca delle Visite, che secondo me è un protocollo valido che può aiutare in particolare i servizi sanitari, quindi considerato lo stato della sanità italiana, del Servizio Sanitario Nazionale, ancor più utile, nonostante le giuste considerazioni fatte dal Consiglio Cerisola rispetto al fatto che dovrebbe essere sempre il servizio pubblico e magari questo tipo di supporto. Ecco, però mi sarebbe piaciuto che fosse citato e riportata una breve relazione, anche di 10 righe, che riportasse l'efficacia e i risultati raggiunti dal protocollo nel suo primo anno di vita. Quindi non so se questo meriti una nota nella quale appunto chiediamo di fornirci questo chiarimento, ma insomma in linea di principio mi sarebbe sembrato giusto che avvenisse per questo protocollo come per altri, mi piacerebbe che avvenisse per altri. Grazie Presidente. Grazie a te Fulvio e grazie a Gianmarco. Allora, su questo ne abbiamo parlato anche, diciamo, su altri atti più volte che non sono riportati, magari i lavori precedenti, e farebbe non solo piacere, non sarebbe solo, diciamo, una, diciamo, in qualche modo un rispetto anche, diciamo, istituzionale, ma anche molto più costruttivo proprio negli atti, perché vai su ogni atto a ricostruire una storia, insomma, e lo rendi sicuramente più forte. È anche più semplice, insomma, da seguire, da monitorare e anche, insomma, da tenerlo agli atti del proprio non solo della commissione ma proprio del municipio stesso. Quindi su questo io credo che, diciamo, sarebbe giusto proprio per oltre al rispetto comunque istituzionale dei lavori comunque fatti anche da altri colleghi precedentemente, insomma, agli attuali. Ma ripeto, secondo me andrebbe proprio costruito per una facilitazione, per un migliore seguito, insomma, dell'atto stesso su ogni azione, su ogni atto che si fa. Se c'è stato comunque, se ci sono state delle azioni, sono stati dei precedenti interventi, dei precedenti progetti e quant'altro, o comunque iniziative. Qualsiasi cosa, insomma, è stata prodotta e in qualche modo riporti un protocollo e riporti soprattutto, insomma, una discussione, una votazione, un approfondimento. Quindi su questo sì. Vederla comunque a carattere un po' generale merita assolutamente, no? Ma non perché non lo merita anche solo ed esclusivamente nel rispetto istituzionale di un lavoro che comunque è stato svolto anche da altri colleghi, ma vedendola comunque in una forma più generale merita comunque una discussione anche con diciamo la giunta, per poter nel momento in cui affrontano comunque un tema, se c'è stato su questo tema già in passato, e tra l'altro lo affrontano con la consapevolezza che comunque c'è stato in passato un percorso, che questo percorso venga riportato, ricostruito, ricordato,
proprio per rafforzare l'atto. Quindi d'accordo, insomma, con quanto detto. Concordiamolo e magari decidiamo insieme una convocazione. Per quanto riguarda quest'atto, ecco, ad esempio per la direttiva numero 25 che abbiamo discusso, forse la prossima settimana stiamo concordando con il presidente Baiocchi una commissione congiunta, quindi inviteremo anche la presidente e chi per lei e la direttore apicale. Sarebbe sicuramente, ecco, cosa anche un'opportunità per discutere e di questo, ma soprattutto, come dicevo prima, di discuterlo a carattere un pochino più generale, perché non è la prima volta che accade e che ne discutiamo. Quindi anche la stessa prossima settimana, se convochiamo questa, se riusciamo a convocare, ma credo di sì, perché comunque già abbiamo buttato giù una bozza di convocazione con il presidente Baiocchi ed è disponibile, quindi sarebbe, diciamo, l'opportunità per farlo, se i colleghi, insomma, lo condividono. No, diciamo che, ecco, non credo, vicepresidente Bellassai, ecco, che magari una nota, magari facciamoci prima un lavoro in commissione, ecco, ne lasciamo traccia in commissione di quanto discusso, di quanto chiesto, anche sempre tra l'altro come facciamo solitamente in maniera costruttiva, perché credo che comunque questa è una forma che vada, come dicevo prima, a rafforzare, insomma, quelli che sono gli atti della giunta, del consiglio, no, ricostruendo, perché non solo vengono ricordati i lavori passati in precedenza, ma anche in altri atti, quindi anche quelli di consiglio. Secondo me va ricostruito lo storico di un percorso. E quindi accordo, insomma, per la prossima settimana, riuscendo comunque a fare questa commissione, ma comunque l'abbiamo concordata, quindi se nella prossima ci siamo, insomma, quella di queste date, con la presenza anche del direttore e del presidente del municipio, quindi quale migliore opportunità per poterne discutere, e qualora ci sia bisogno comunque di scrivere, di fare una nota, di consigliarlo in qualunque modo, insomma, la giunta anche attraverso il loro consiglio, per poterla farla, diciamo, questa nostra iniziativa recepire al meglio, siamo a disposizione. Che dici, Fulvio, Marco? Beh, sì, siete? Insomma, ne possiamo ridiscutere la settimana prossima. Scusa, Marco, io mi scuso col consigliere, ho lasciato proprio libertà di intervento, perché, quindi, senza... E quindi sì, insomma, mi sembra, al di là di questo specifico protocollo che dal mio punto di vista mantiene la sua validità, diciamo che in termini di prassi generale sarebbe bene che al termine di un anno d'applicazione di un protocollo se ne riportassero i risultati, perché io in questo caso conosco abbastanza bene il tema, piuttosto bene, e anche l'attività che è stata fatta per conoscenza diretta, ma in generale penso che la prassi di citare gli atti precedenti, anche se non sono nati da un'iniziativa della maggioranza, e soprattutto una relazione che riporti la validità e l'efficacia di un protocollo, sia più che opportuna. Quindi va bene discutere la settimana prossima. Marco? Sì, d'accordo, assolutamente d'accordo. In realtà mi è venuta in mente una cosa, ma non c'entra con questa, la dicono le varie eventuali. Sì, assolutamente d'accordo, okay. Grazie Presidente. Vabbè, allora chiudiamo questo protocollo e poi dopo magari ci dici anche altro. Allora, Fulvio, visto che tu hai il documento, diciamo, sotto gli occhi, potresti comunque riprendere, almeno facciamo la chiusura, lo mettiamo agli atti? Sì, va bene. In che senso? Non ho capito. Cioè, no, vogliamo leggere il protocollo oppure? Il protocollo così lo mettiamo. Il protocollo. Sì. Verbale, che... Sì, allora, il protocollo, allora, vediamo se dobbiamo leggerlo tutto. Comunque, protocollo d'intesa per il rinnovo dell'adesione al progetto solidale Banca delle Visite in qualità di municipio amico, a seguito della proficua collaborazione tra il municipio Romano Veure e Fondazione Banca delle Visite Onlus, avvenuta tramite l'attuazione del protocollo d'intesa, nota protocollo CN54
673-2023, approvato con delibera di giunta 1323, si decide di comune accordo di procedere alla sottoscrizione e rinnovo del protocollo intesa tra Municipio Roma Nove Eur, con sede eccetera eccetera, rappresentato dalla Presidente Teresa Maria Di Salvo, di seguito il Municipio, Banca delle Visite ETS, con sede in Formello, via Santa Cornelia, eccetera eccetera, istituita con atto pubblico a rogito del notaio, va bene, eccetera eccetera. Premessa, la Fondazione ha ideato e gestisce il protocollo Banca delle Visite per il seguito anche il progetto, avente lo scopo di assicurare l'accesso alle cure di soggetti meno abbienti tramite erogazioni liberali raccolte dalla Fondazione medesima. La Fondazione è titolare del marchio Banca delle Visite. La Fondazione è impegnata nella tutela del diritto alla salute, alla sensibilizzazione, alla prevenzione, con particolare attenzione per le fasce più fragili della popolazione. Il progetto consiste nella realizzazione di un circuito solidale attivo su tutto il territorio nazionale, ideato per consentire l'accesso alle cure mediche a cittadini che versano in stato di bisogno per motivi di disagio economico, familiare e sociale, anche momentaneo. Scusate. Circuito noto come Banca delle Visite per la Persona e Banca delle Visite PET per i loro animali domestici. La Fondazione si impegna a devolvere visite di base e prestazioni mediche specialistiche, incluse prestazioni diagnostica strumentale, a persone che si trovano in condizioni di difficoltà, da svolgersi presso studi medici, centri per i specialistici e strutture sanitarie che risponderanno a logiche di tempistica, facilità di accesso e sensibilità sociale, in modo da consentire il miglior rapporto possibile all'utente nella risoluzione tempestiva delle sue necessità. La Fondazione ha ideato anche l'iniziativa Banca dello Sport insieme a Mutua MBA ed ANSI per favorire la pratica sportiva, la socializzazione e l'integrazione sociale, donando non solo visite medico-sportive, ma anche sostenendo l'utente nella donazione, nella dotazione per l'attività o per l'avviamento all'attività sportiva. La Fondazione, per il perseguimento del suo indicato progetto, ha interesse a coinvolgere le realtà del territorio, instaurando un rapporto di collaborazione con i municipi dei comuni italiani che intendano condividere gli obiettivi del progetto e rendersi parte attiva nella divulgazione dei suoi scopi e nella raccolta di potenziali richieste di visite da parte dei soggetti in stato di bisogno, i quali si rechino presso le sedi comunali a tal fine. Tali municipi diventeranno parte attiva del progetto con la qualificazione di municipio amico. La Fondazione, in qualità di ente terzo settore iscritta a RUNS, può essere coinvolta in attività di coprogrammazione e coprogettazione in progettualità in rete con altre realtà. Premesso altresì che, nell'ambito dell'area dei servizi alla persona, il municipio è impegnato nella valorizzazione e implementazione dei servizi presenti sul territorio per il contrasto alla povertà a favore dei cittadini e delle famiglie ed è intenta a promuovere interventi volti a favorire un welfare di comunità con l'obiettivo che benessere e salute rappresentano un diritto per tutti, così come stabilito l'articolo 32 della Costituzione, e vuole dunque garantire un aiuto concreto ai cittadini in difficoltà promuovendo il diritto alla salute e favorendo nel contempo la cultura della prevenzione. Tra i principali compiti di una istituzione territoriale rientrano sicuramente un'attenta lettura dei bisogni e delle esigenze della cittadinanza e l'individuazione delle possibili misure volte a risolvere o alleviare situazioni di disagio e fragilità e dei percorsi da attuare nell'ambito della tutela e del sostegno delle famiglie. Rientra nelle prerogative di entrambe le parti rafforzare i modelli di collaborazione in sinergia tra istituzioni, una rete solida tra pubblico, privato, sociale, privato convenzionato, volontariato e realtà del terzo settore per consentire un sostegno alle categorie più fragili della popolazione. Le parti intendono contribuire alla valorizzazione e all'implementazione dei servizi presenti sul territorio a favore di famiglie e utenti fragili, per il contrasto alla povertà, a favore dei cittadini, per comunità più sostenibili. Tutto ciò premesso, articolo 1, il protocollo si propone gli obiettivi, i seguenti obiettivi: promuovere il progetto per consentire l'accesso alle cure mediche ai cittadini residenti nel territorio del municipio o divi domiciliati e beneficiari di servizi municipali che versano in stato di bisogno, sostenere i cittadini residenti e o domiciliati nel territorio del municipio nelle spese veterinarie e atte alla cura dei propri animali domestici, favorire l'avviamento alla pratica sportiva di bambini e ragazzi in situazioni di difficoltà tramite l'iniziativa Banca dello Sport, con l'erogazione della visita medico-sportiva ed eventuale acquisto di kit necessari allo svolgimento dell'attività fisica. Sensibilizzare la cittadinanza e le realtà locali allo scopo di favorire la diffusione del circuito solidale, l'adesione di associazioni e altre realtà sul territorio, eventuale adesione di persone come amici, sostenitori e volontari. Favorire la conoscenza del progetto da parte di realtà e aziende del territorio allo scopo di sostenere le attività di raccolta fondi al fine di massimizzarne il valore solidale e sociale del progetto. Procedere affinché eventuali donazioni ricevute siano destinate esclusivamente a persone in stato di necessità acclarata, residenti e domiciliate sul territorio del municipio o su eventuale segnalazione del servizio sociale dello stesso,
oltre alle visite che la Fondazione è già in grado di donare organicamente a cittadini bisognosi. Articolo 2. Il municipio, come rappresentato, dichiara di condividere gli obiettivi del progetto e di voler contribuire alla loro realizzazione aderendo al progetto con qualifica di municipio amico. Articolo 3. Con l'assunzione della qualifica di municipio amico, il municipio si impegna a divulgare gli scopi e le funzionalità del progetto nei confronti dei soggetti potenzialmente interessati, promuovendo lo Stato lo stesso al fine di favorire la più ampia conoscenza e divulgazione del territorio in favore delle fasce più deboli della popolazione. Accogliere il bisogno del cittadino presso il segretariato sociale municipale e successivamente i professionisti segnaleranno alla fondazione che esaminerà e prenderà in carico la segnalazione. Informare il cittadino in previsione delle visite di munirsi della seguente documentazione necessaria. Poi presentazione dell'impegnativa, presentazione di una richiesta di prenotazione di cui si necessita presso una struttura sanitaria pubblica privata che preveda un'attesa maggiore di 60-90 giorni. Quindi anche l'urgenza. Resta inteso che ove la documentazione indicata come occorrente a corredo della richiesta non possa essere fornita al cittadino richiedente, il municipio dovrà comunque informare la fondazione della richiesta di aiuto ricevuta e quest'ultima valuterà a sua discrezione se dar corso o meno a tale richiesta in ragione della specificità del singolo caso. Inoltre, il municipio si impegna a contribuire alla promozione del circuito solidale al fine di promuovere la raccolta di donazioni di potenziali interessati pubblico-privati alle finalità del progetto, accedendo ai siti www.bancadelevisite, www, eccetera. Non interagire direttamente con strutture sanitarie del circuito della Banca delle Visite spendendo il nome della fondazione per conseguire l'erogazione di visite gratuite o per qualunque eventuale iniziativa connessa al progetto, salvo espressa autorizzazione da parte della fondazione. Utilizzare il marchio della Fondazione di Banca delle Visite esclusivamente per lo svolgimento delle sopra descritte attività consentite o per quelle ulteriori che, dietro formale richiesta del municipio, la fondazione autorizzi espressamente per iscritto. Il municipio potrà, previa autorizzazione ed attenendosi alle indicazioni fornite dalla fondazione, anche in merito all'utilizzo di eventuali materiali forniti, organizzare eventi di raccolta fondi o iniziative dedicate alla promozione del progetto o per promuovere la diffusione, nonché potrà prendere parte ad attività organizzate sul territorio nazionale dalla fondazione di raccolta fondi e non in relazione al progetto. Articolo 4. La fondazione si impegna a devolvere visite di base a prestazioni mediche specialistiche, incluse prestazioni di diagnostica strumentale, a persone che si trovano in condizioni di difficoltà da svolgersi presso uffici medici, centri polispecialistici e strutture sanitarie che risponderanno a logiche di tempistica, facilità di accesso, sensibilità sociale, in modo da consentire il miglior supporto possibile al cittadino nella risoluzione tempestiva delle sue necessità. Fornire una relazione al municipio con cadenza semestrale sul numero di visite di base sulle prestazioni mediche specialistiche eseguite in favore dei cittadini residenti nel territorio del municipio. Quindi esiste la relazione, no? Era già previsto. Articolo 5. L'adesione al progetto è gratuita, non vi sono oneri a carico dell'amministrazione. Entrambe le parti potranno interrompere la collaborazione prevista dal presente protocollo d'intesa nel caso in cui una o entrambe non intendano più aderire al progetto. Articolo 6. Il presente protocollo d'intesa dura da 3 anni dalla data della sua sottoscrizione e previo accordo scritto tra le parti è rinnovabile. Le parti, in qualità di autonome titolari del trattamento, si impegnano a trattare i dati personali insomma a norma di legge. E Roma ha firmato la presidente del municipio e la presidente della fondazione. Questo è il protocollo. Ok. Ma tra l'altro abbiamo letto, visto c'è anche la relazione, quindi io a questo punto direi sì, che se siete d'accordo, Fulvio, poi comunque abbiamo, lo faremo magari la prossima settimana, lasciarlo in evidenza, non lo mettiamo agli atti, perché almeno... Senz'altro, senz'altro. Allora, quindi, progetto approvazione del schema di liberazione, protocollo di intesa tra Municipio Roma Novella e Fondazione Banca delle Visite, Onlus, deliberazione numero 21, protocollo del 28 agosto 2024 CN 118016 in evidenza. Allora, quindi passiamo, non essendoci altri atti, passiamo esame posta. Non mi sembra non c'è che c'è, ci sia posta, no. Quindi la cosa che mi fa,
Sì, aveva messo in evidenza la collega la nota, quella lì che appunto è stata inviata al Presidente della Commissione sì. Quinta, quindi comunque ne abbiamo già parlato, insomma, che era quella appunto del 2 agosto del 2024, quella mandata dal Presidente Baiocchi, sulla direttiva 25. Mi sentite? Sì, 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 verbalizzante la sentiamo, Presidente. No, io mi sento chiuso. Allora, sì, allora questa, quello che ho detto prima, noi avevamo stabilito in commissione di mandare alla, diciamo, alla commissione competente la delibera per approfondirla, per discuterne in commissione. Il consigliere, Presidente Baiocchi, mi ha chiamato e abbiamo concordato di magari di trattarla insieme e di fare una commissione congiunta. Abbiamo già sentito anche il Presidente del Consiglio Betoni, quindi non c'è bisogno neanche, insomma, di autorizzazione, niente, possiamo metterci d'accordo, no, noi come stiamo facendo e su questo, insomma, parlarne e discuterne insieme. Quindi ecco, diciamo, per anche passare, insomma, al punto dell'esame posta. Vedo la mano alzata del Consigliere Cesona, se è su esame posta o su vari eventuali? Vari eventuali? Ok, allora chiudiamo il punto esame posta perché abbiamo dato la spiegazione, siamo all'ultimo punto, all'eventuale. Prego, consigliere Cinzola, a facoltà. Sì, grazie, grazie Presidente. Allora, lei giustamente più volte ha detto non portate tutto in trasparenza quando una questione è di competenza prevalentemente di una commissione, portatela in commissione. Quindi io seguendo il suo giusto consiglio o insieme ad altri consiglieri abbiamo chiesto la convocazione di due sedute di commissione di altra commissione, inserendo, come dice appunto, come recita l'articolo 29,2 del nostro regolamento, inserendo delle questioni che abbiamo proposto, che una è di grande interesse per il territorio, l'altra invece è una questione che in realtà sembrerebbe più di trasparenza, però visto che comunque è competenza delle politiche sociali, prima di tutto la vedremo in politiche sociali. Quindi questo solo per dire, insomma, che lei, Presidente, quando parla l'ascoltiamo, quindi insomma, mi sono permesso di seguire il suo consiglio è di dargliene atto, insomma, tutto qua. Poi ovviamente per i profili di competenza però aggiornata anche lei e questa commissione. Grazie, Presidente. Grazie a lei, consigliere Cesola. Noi siamo sempre a disposizione, quindi, per tutti gli approfondimenti e le competenze della commissione, come sempre abbiamo fatto e ripetiamo, siamo a totale disposizione di tutti i colleghi membri della commissione e non, quindi su questo massima disponibilità. Allora, la ringrazio comunque della comunicazione, dell'informazione della commissione. Se ci sono altri consiglieri su vari eventuali che vogliono magari intervenire. Ok, non ci sono. Allora, sono le 10 precise. Valentina, non essendoci altri atti, non essendoci altri interventi da parte dei consiglieri, esauriti tutti i punti all'ordine dei lavori della commissione, alle ore 10 la commissione chiude. Perfetto. Grazie, buona giornata. Grazie. Grazie, buona giornata. Grazie. Grazie.